Gentili spettatori ed ascoltatori, buongiorno. Il versetto che ci viene proposto quest'oggi è un testo che si trova nella lettera ai Romani. È l'Apostolo Paolo che scrive ai primi cristiani e fratelli di questa chiesa nella città di Roma. Vogliamo leggere insieme il testo propostoci, che si trova esattamente nelle lettere ai Romani, al capitolo 12, il versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. L'Apostolo, dopo aver trattato nei primi capitoli dei temi teologici e dottrinali molto importanti, temi come l'amore di Dio, la grazia, la giustizia e la giustificazione per fede, veste in questo capitolo 12 i panni del consigliere, passando a consigli ed esortazioni pratiche. Egli spiega in dettaglio come i credenti debbano condursi proprio alla luce delle verità e delle dottrine appena illustrate nei precedenti capitoli. La prima esortazione quindi proposta ed espressa in questo testo è il presentare il proprio corpo in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Se nel Vecchio Testamento, con il Vecchio Patto, il rituale del santuario prevedeva un sacrificio di animali con spargimento di sangue per l'espiazione dei peccati, adesso, dopo la venuta sulla terra del Figlio di Dio Cristo Gesù, del suo sacrificio avvenuto una volta per sempre, a tutti coloro che sono in Cristo, non resta che adorare in maniera tale da offrire se stessi senza riserve al Signore. Questo, dice l'Apostolo, è il vostro culto spirituale. In altre parole, è come se dicesse, dopo tutto quello che Dio ha fatto per noi, a noi non resta che donare noi stessi al Signore, il nostro tempo, i nostri doni, le nostre capacità, il nostro servizio spirituale e sacerdotale. Con questo pensiero vi auguro una buona giornata.